Amici, amiche carissime, con un po' di difficoltà siamo riusciti a tornare comunque in diretta con una nuova puntata del ciclo di catechesi della Madonna negli scritti di Maria Valtorta. Questa settimana andiamo il giovedì, non il venerdì, per problemi connessi con l'esercizio del mio ministero. Ecco, io cerco sempre di avvertire, però purtroppo sono tante le cose in cui sono coinvolto e quindi a volte può succedere questo piccolo spostamento. Spero insomma sia compreso, quindi non essendo legati a un network particolare, quindi a palinsesti o programmi, e in caso di necessità evidentemente cerco un attimo di riadattare, di rimodulare in base agli impegni del mio ministero le trasmissioni live. Bene, oggi siamo giunti alla puntata numero, se non ricordo male, questa dovrebbe essere la puntata numero 8. La volta scorsa abbiamo visto, continuato a vedere tutti quanti i passi, diciamo, restanti di questa prima identificazione, ecco, della sintesi della Mariologia valtortiana, cominciando a vedere la Madonna nell'eternità come secondogenita del Padre. Oggi, e la vedremo nell'altro suo aspetto di tabernacolo della Santissima Trinità, e poi cominceremo a vedere qualcosa sulla manifestazione di Maria Santissima all'inizio del tempo, quindi al momento in cui Dio ha iniziato la sua opera creativa. Io andrei di corsa, non troppo di corsa, però abbastanza celermente a leggere questa sezione per chi ha il formato digitale. E a pagina 96 si intitola Maria Tabernacolo della Santissima Trinità ed è appunto il secondo aspetto che si affronta trattando della figura di Maria Santissima già nell'eternità, quindi da prima che la creazione fosse messa in atto dall'Altissimo. Leggo: Maria ab eterno si trova non solo nella mente suprema, abbiamo visto la volta scorsa, dell'Altissimo, ma anche nel cuore della Santissima Trinità, e ne partecipa la potenza, la sapienza e l'amore. Il 24 ottobre del 1947 la Valtorta vede il simbolo di ciò che è Maria in Dio, l'incandescente triangolo della Santissima Trinità nella quale è Maria. Attenzione a questa immagine molto forte, molto bella. La voce dell'Eterno Padre dice così: così è Maria in noi. Comprendano i sapienti in teologia ciò che questa visione vuol dire, quanto è rinchiuso in essa sul potere e sapere di Maria, alla quale tutto l'amore si dona, tutta la sapienza si rivela e tutto il potere si piega a concedere. Non spiego subito, perché vedremo che è un angelo, che è l'angelo custode di Maria Valtorta in persona, che qualche giorno dopo, quindi questo era il 24 ottobre, il 9 novembre, l'angelo avrebbe spiegato lui stesso a Maria Valtorta alcuni particolari di questa visione. Pochi giorni dopo, che ebbe scritto queste parole, il 9 novembre 1947, l'angelo custode apparve alla Valtorta e le disse: l'Altissimo Signore ha voluto farti capire il senso delle parole di Maria Santissima alle tre fontane. Attenzione che le tre fontane è aprile del 47, quindi è qualche mese prima rispetto a queste rivelazioni. Io sono colei che sono nella Santissima Trinità, la regina della rivelazione. Queste sono le parole che Maria Santissima disse a Bruno Cornacchiola durante l'apparizione di aprile. Che significa io sono colei che sono nella Santissima Trinità, la regina della rivelazione? È esattamente come dire, la spiegazione verbale di quella immagine, l'incandescente triangolo della Santissima Trinità nel quale è Maria. Quindi io sono colei che sono nella Santissima Trinità. È la regina della rivelazione. Essendo Maria Santissima così abbracciata, potrei dire contenuta nella Santissima Trinità, nella quale ella fu da prima che il tempo fosse, e della quale fu tabernacolo,
contenendo nel suo seno il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, nel contenere il frutto benedetto del suo seno virginale Gesù, nel quale era unità del Verbo, col Padre e lo Spirito Santo. Essendo ella così l'amore dell'uno e trino e Dio, la rivelazione è suo tesoro, e lei mi è regina amata e soave, dispensiera della sapienza, datrice della parola. La sposa è la madre della sapienza e della parola, la virginale corrente che un Dio feconda e che dà i fiumi dell'acqua vita viva, che è vita eterna a chi di essa beve. Questa visione, unitamente però preceduta dalle parole che Maria Santissima ha pronunciato qui vicino a Roma, sulla Laurentina, al luogo delle tre fontane, sono molto significative, perché ci fanno comprendere, attenzione, ciò che Maria è ab eterno per volere dell'Altissimo. Cioè, allora, se uno va proprio a indagare, cioè, la causa ultima, no? Cioè, le persone che storcono sempre un pochino le labbra e che cercano sempre un po' di ridimensionare, di minimizzare, di relativizzare la figura della Madonna, non fanno i conti con una realtà molto molto semplice, cioè, che la Santissima Trinità ha voluto questo, d'accordo? Quindi, cioè, l'ideazione di Maria, la creazione di Maria, la composizione di Maria, poi questa è un'operazione ultradivina al 100%. Cioè, in questa creatura la Santissima Trinità ha voluto concentrare tutte le perfezioni possibili e immaginabili, e di questa si è, secondo il nostro, completamente innamorato, perso, d'accordo? Cioè, cioè fino a consegnarsi veramente, cioè, quando qui si spiega, adesso non attenzione alle eresie, chi si è incarnato è la seconda persona della Santissima Trinità, però dobbiamo fare sempre presente una cosa, non siamo grossolani, cioè noi non dobbiamo pensare all'incarnazione che il Padre e lo Spirito Santo rimangono in paradiso, il Verbo scende nel grembo della Madonna, si unisce la natura umana creata nel grembo di Maria, rimane 33 anni sul pianeta Terra e poi ritorna su e si riaggancia gli altri due. Cioè, questo è umano, diciamo così, no? Ma non funziona così, perché le tre persone divine sono inseparabili l'una dall'altra, d'accordo? Ecco perché Gesù diceva nel Vangelo di San Giovanni: chi ha visto me ha visto il Padre. Lui non è il Padre, d'accordo? Perché il Figlio non è il Padre e non è lo Spirito Santo, ma il Padre e lo Spirito Santo formano con il Verbo un solo Dio, una sola indivisibile Trinità. Quindi, contenendo il Verbo, qui si spiega il suo angelo custode della Vortolta, nel grembo suo, c'era la Santissima Trinità, come dire, sostanzialmente presente in Maria. Capiamo, no? Cioè, capiamo, non capiamo, d'accordo? Ma percepiamo, ci rendiamo conto. Cioè, io sono con lei che sono nella Santissima Trinità. È una frase misteriosa, no? Dio definì se stesso: io sono colui che sono. Ecco. Ma mentre Dio è io sono colui che sono nella Santissima, io sono colui che sono, cioè dire io sono colui che sono significa affermare a un tempo stesso l'eternità, la trascendenza di Dio, cioè l'eterno presente in cui vive, il fatto che lui non viene da nessuno, non è stato creato, è assolutamente e semplicemente presente ed esistente da sempre e per sempre, della fonte dell'essere e della vita. La Madonna non può ripetere, ovviamente, io sono colei che sono, ma io sono colei che sono nella Santissima Trinità, cioè sono una creatura, ma sono una creatura che è stata fatta completamente divinizzata, pur rimanendo tale, e tutta quanta la ragione del mio essere la si comprende guardando la Santissima Trinità, che mi ha voluto così, mi ha fatto così, mi ha scelto così e mi ha insegnato tutte le altre queste cose. Ecco. Quindi minimizzare Maria significa, se uno ci fa bene attenzione,
andare, come dire, a sindacare un'operazione completamente divina, una scelta divina, un'elezione divina. Quindi a questo bisogna fare molta molta attenzione, perché Dio fa quello che vuole, insomma, non è che possiamo, se noi non capiamo una cosa che lui fa, d'accordo, dice, ma con tutta tanta importanza alla Madonna, ma da dove viene? Dice, calma, cioè, da dove viene? Dalla Santissima Trinità. Cioè, non vuoi sapere tu più della Santissima Trinità? Vuoi scavalcare la Santissima Trinità? Vuoi presumere di saperne di più? Che vogliamo fare? Capite? Cioè, qui bisogna mettersi in un atteggiamento, come dire, di umiltà recettiva, perché la grandezza della Madonna non è qualcosa che possiamo stabilire noi, d'accordo? Io sono devoto alla Madonna e quindi per me la Madonna è grande, quell'altro non è devoto alla Madonna e quindi la Madonna, se non c'è, sta la stessa cosa. No, perché la grandezza della Madonna è cosa oggettiva, dipendente dal beneplacito, dal volere eterno dell'Altissimo, punto. Quindi la persona devota riconosce, accoglie e fa sua questa, diciamo, determinazione, manifestazione della volontà dell'Altissimo, riconoscendola e accogliendola. Chi invece fa, come dire, l'indipendente, l'autonomo, d'accordo, il non devoto, come, non accoglie questa cosa. Ma purtroppo, non è che possiamo fare così nei confronti di nostro Signore, cioè, quindi dobbiamo, se vogliamo mantenere certamente quella bontà, quella rettitudine di coscienza, avere il cuore aperto e cercare di capire e di comprendere per quanto possiamo quello che Dio ha fatto. E dico, noi siamo tenuti a prendere atto, non è un problema di gusti personali o di devozioni personali, questo è un fatto oggettivo. Ora, ecco, terminata quindi con questa espressione tabernacolo della Santissima Trinità fin dall'eternità, non ha cominciato ad esserlo quando, cioè, nel cuore incandescente, nel triangolo incandescente della Santissima Trinità, vede la figura di Maria. E questo significa si comprenda colei alla quale tutto l'amore si dona. Ecco perché la Madonna è una creatura che ama così tanto. Perché tutto l'amore che in Dio c'è, si è tutto dato a Lui. Tutta la sapienza si rivela. La sapienza perfettissima della Madonna. E tutto il potere si piega a concedere, attenzione, La Madonna non è onnipotente, è Dio che è onnipotente. È stata chiamata da qualche santo, tra cui Sant'Alfonso Maria de Liguori, l'onnipotente per grazia. Perché? Perché ogni volere, il potere si piega a concedere. La Madonna ottiene da Dio, ma ottiene sempre, perché è talmente gradita a Lui che Dio, pur di far contento la Madonna, fa tutto quello che è possibile fare, proprio non fa quelle cose che non si possono proprio fare, d'accordo? Perché sarebbero del tutto negative, ma io ho molti dubbi che le cose che non si possano proprio fare siano oggetto di preghiera da parte della Madonna presso l'Altissimo, perché la Madonna non gliele chiede proprio, perché lo capisce da sola, a mio modestissimo avviso, che non è proprio il caso. Ecco, adesso comincia l'altra grande sezione, dette queste cose, che si intitola Maria all'inizio del tempo, perché il tempo che è una dimensione creata, il tempo tra l'altro che c'ha un punto alfa sicuramente, è un punto omega, perché la rivelazione attesta che la storia umana, il tempo avrà una fine, come c'è avuto un inizio. Quindi l'economia legata al tempo, diciamo così, a questo mondo,
al fatto che ci siano delle creature che costantemente entrano nel palcoscenico della storia umana, con le leggi governate da esso. La legge fondamentale che ci governa, l'ho detto tante volte, ma questo è, come dire, patrimonio empirico, non ci vuole la laurea per capire queste cose qui, no? È la nostra, il nostro, proprio su questo Kant l'aveva visto benissimo, il nostro essere assolutamente legati, fino a quando siamo in questa vita, alle dimensioni dello spazio e del tempo. Cioè, io adesso mi trovo in un posto ben preciso, d'accordo? Che è casa canonica della parrocchia dove abito. E sono qui. Nello stesso istante io non posso essere in un altro posto. Certo, posso uscire, posso andare a fare una passeggiata, posso raggiungere, ma io adesso sto qui. E non è il mio potere trasferire la totalità della mia persona altrove. Ah, il mio pensiero può volare come vuole, ma il pensiero non io. Secondo, io sono legato all'istante presente. Cioè, da quando è cominciata la trasmissione sono trascorsi un certo numero di minuti, la trasmissione finirà tra qualche altro minuto, ecco, nel frattempo io adesso sto, secondo dopo secondo, parlando di questo argomento, quindi connettendo le parole, ma appena una parola esce dalla mia bocca, quello che ho appena detto, appena una parola esce dalla mia bocca è uscito e mi è già sfuggito, non è già più il mio potere. Cioè, un secondo fa non è già più il mio potere. Quello che succede tra 10 minuti, non lo so dove mi porterà, come dire, la mia mente, oppure speriamo l'aiuto dello Spirito Santo a parlare o a meditare. Non lo so. Quello che so è quello che sto facendo adesso. E quello su cui ho potere è quello che faccio adesso. Questa è la nostra dimensione. In paradiso non funziona così, eh. Chi conosce per esempio bene la divina volontà e che sa, cioè, qui, cioè, dall'altra parte le leggi del tempo sono tutte andate scombussolate, cioè le leggi dello spazio sono tutte andate scombussolate, gli episodi legati all'apparizione di Gesù risorto che passa i muri, d'accordo, e che San Paolo dice l'hanno visto più di 500 fratelli in una volta, cioè contemporaneamente, fanno capire come, attenzione, nella santissima umanità glorificata di Gesù, quindi Gesù non stava facendo i giochi di prestigio, d'accordo? Che siccome era Dio, faceva queste cose qui, no. Quelle cose che faceva, le faceva in quanto avendo un'umanità glorificata, d'accordo? Quindi ci ha fatto vedere quello che sarà anche la nostra umanità glorificata, se saremo certamente, come speriamo, glorificati in bene, insomma. Ecco, allora, la creazione ha un punto alfa, sicuramente, e c'è un punto omega, perché Gesù ha detto che alla fine della storia torna nella gloria, attenzione, un unico ritorno di Gesù, non ci sono altri ritorni visibili di Gesù, pubblici e coram populo, si direbbe. È venuto nella terra e torna alla fine della storia, e basta. Il ritorno porrà fine alla storia, adesso non voglio fare una lezione sui novissimi, all'economia di questo mondo così come la conosciamo. Ci sarà la risurrezione della carne, il giudizio universale e, come diciamo nel credo, la vita del mondo che verrà, punto, amen. Quindi non ci saranno più nuove creature umane create. Lo sapete, no? La differenza che c'è tra gli esseri umani e gli angeli. Gli angeli Dio li ha creati tutti insieme, tutti lui, istantaneamente, con un solo atto creativo, i miliardi di angeli che esistono. Noi uomini no, perché noi uomini viviamo nel tempo e quindi ci sono degli uomini e delle donne, tantissime evidentemente, questo non ci vuole la laurea manco per questo, lo capiamo, no? Il mondo non finirà domani, ecco, state tranquilli, il mondo finisce a breve, quindi ci sono degli esseri umani che ancora non esistono in senso stretto, se non nella mente di Dio. Devono ancora venire sul pianeta Terra, nasceranno nel 2500, nel 2700, nel 3400, non si sappiamo, d'accordo, ma sicuramente non ci sono ancora, fino a quando l'arco del tempo storia sarà chiuso dalla venuta di Gesù.
Ecco, allora, quindi il tempo c'è un inizio e una fine, e vedremo adesso come Maria si colloca all'inizio del tempo, nel tempo, ecco perché ho fatto questo discorso, e alla fine del tempo, e poi nel tempo dopo la fine del tempo. Ecco, così si snoda il testo del Roschini, no? E allora, quindi Dio comincia a creare, quindi attenzione, la presenza di Maria, secondo gli scritti di Maria Valtorta, fu operante al momento della creazione, e la cosa più importante che dice, che non solo nella creazione di tutte le cose, ma anche nella prova sia degli angeli che degli uomini. Ecco, la presenza di Maria nella prova degli angeli, che Maria Valtorta spiega benissimo, è concetto che hanno approfondito tantissimi autori spirituali di un calibro non indifferente, e a mio avviso è affidabilissimo al 100%. Quindi la Valtorta, come vedremo, ha delle indicazioni specifiche, quindi rivelazione in questo senso privata come specificazione particolareggiata del peccato angelico. Noi sappiamo da sicuramente questo dato di fede rivelato, d'accordo? Anche se oggi qualcuno ogni tanto svalvola, che gli angeli sono stati creati tutti quanti buoni da Dio, detto in due parole, sono stati sottoposti ad una prova. Il più bello di loro, Lucifero, si è ribellato, ce ne è citazione espressa nel profeta Isaia, il non serviam di Lucifero, molti si sono accodati alla sua ribellione, libro dell'Apocalisse, combattimento nel cielo, San Michele li scaccia, da quel momento c'è una distinzione tra gli angeli rimasti fedeli a Dio e confermati in grazia, quindi gli angeli beati, e gli angeli ribelli a Dio e cacciati dal paradiso, che sono gli angeli ribelli e dannati, che si trasformano in demoni, e che da quel momento cominciano la loro infinita e perpetua guerra contro l'Altissimo, che poi si sarebbe particolarmente scatenata e riversata sui membri della razza umana, la cui creazione è successiva a quella degli angeli. D'accordo? Questi sono tutti quanti dati rivelati. Ma il magistero della Chiesa, almeno in tutte quante queste cose, e almeno fino ad oggi, ha sempre conservato, come dire, un carattere generico, generale. Cioè, detto, ci sono gli angeli, puri spiriti, sottoposti ad una prova, hanno peccato, siamo diventati demoni e angeli buoni. I dettagli sono molto molto scarni. Qual era la prova degli angeli? Non lo dice. Non è specificato dal magistero della Chiesa. E perché si sono ribellati? Per invidia? Cioè, è molto molto generico. E la stessa cosa vale sul peccato originale, la stessa cosa. Quindi, l'apporto che danno questi scritti è: che cosa è successo? Qual era la prova degli angeli? Che cosa hanno fatto? Per che cosa si sono ribellati? Questo però probabilmente lo vedremo la prossima volta, purtroppo, perché non avremo tempo di approfondirlo in questa puntata. Intanto cominciamo a vedere come la Madonna sia stata anzitutto presente in Dio nella creazione di tutte le cose. Attenzione, perché nel creare l'universo Dio pensò a Maria, queste sono parole del Roschini, ossia la tenne presente in tre modi. Primo, come modello di esse, quella che filosoficamente si chiama la causa esemplare, cioè io guardo un esempio, guardo un modello, questo significa, e faccio le cose che faccio simili al modello e all'esempio che sto guardando. Secondo, come a scopo di esse, quindi causa finale, cioè le cose che Dio ha creato le ha fatte per lei. E terzo, come a prima fra di esse, cioè capolavoro di tutta la creazione, in modo da rendere lei la più alta testimonianza creata, attenzione, della increata potenza, sapienza e bontà divina. Spettacolare. Roschini è veramente un grande teologo, perché è di una chiarezza veramente straordinario proprio nello spiegare le cose e anche nel raccogliere a sintesi, quindi ma in sintesi sistematica, alcune cose che adesso vedremo risultano chiaramente dalla lettura degli scritti della Valtorta. E cominciamo a vedere la prima cosa. Quindi Dio guarda a Maria come a modello, quindi come causa esemplare nel creare tutte le cose. Gesù dice:
Ecco allora Dio crearsi la sua sposa e dirle. Qui c'è chiaramente una citazione di un testo del libro della Sapienza, no, del libro dei Proverbi, se non ricordo male. Allora, ecco allora Dio crearsi la sposa e dirle, cito: io ti guardo e do l'azzurro del tuo sguardo al mare e al firmamento. Quando vediamo il mare azzurro e il cielo azzurro, a che dobbiamo pensare? Agli occhi azzurrissimi e stupendissimi della nostra Divina Maria. Quei colori, capite? Cioè, li ha presi dagli occhi della Madonna e li ha usati. Noi sappiamo che il cielo, come dire, non è colorato di azzurro, lo sappiamo adesso, no? Così come il mare non è azzurro, d'accordo? Perché l'acqua è trasparente e il cielo, quello che noi chiamiamo cielo, in realtà è lo spazio, no? Quindi l'azzurro che noi vediamo è questo spettacolo che Dio si è inventato con il gioco di luce che si determina anche attraverso i raggi del sole, no? La stessa cosa per quanto riguarda le acque del... Ma quel gioco di luce azzurro, ecco, è immagine degli occhi della Madonna. Il colore dei tuoi capelli è il grano santo, quindi il biondeggiare del grano, quel biondeggiare un po' sul castano chiaro, d'accordo? Non è proprio il biondo del grano maturo. I capelli stupendissimi della Madonna. Oh, il candore al giglio. Quando si vede un giglio, si deve pensare al candore. Il giglio sappiamo benissimo che uno dei fiori, sono due i fiori mariani, due, la rosa e il giglio. Se vedete tutta quanta l'iconografia, anche tutte quante i paramenti sacri, io ce ne ho tanti, insomma, giglio e rosa, giglio e rosa. Perché il giglio è il candore, è la purezza. E non esiste niente di più puro in tutto l'universo che Maria Santissima, d'accordo? Ecco. Sappiamo che il giglio è anche il colore di San Giuseppe, perché San Giuseppe, purissimo e castissimo, è rappresentato con il giglio in mano, perché per stare vicino al giglio Maria, ci poteva essere soltanto un giglio Giuseppe, altrimenti nessuno si può stare vicino alla Madonna, insomma, no? Ecco. Il roseo alla rosa, come è la tua epidermide di seta, la rosa rosa, qui, non la rosa rossa, com'è la tua epidermide di seta. Qui Gesù fa riferimento non solo al colore, no? Ha detto che toccare un petalo di rosa, quanto è bello al tatto, no? Sembra la seta. Quindi qui posso fare una battuta, sono le donne che stanno sempre a mettere tutte quante le cremine, le cremette, perché la pelle deve essere bella, morbida, tutto così, ecco. La Madonna non c'era bisogno di niente, c'era per natura. Quindi l'epidermide di seta. Copio le perle dai tuoi denti minuti. Bellissimo. Pensiamo ai colori bellissimi, no? delle perle. Copiate dai denti della Madonna. Faccio le dolci fragole guardando la tua bocca. Le labbra di Maria. Color fragola. Agli usignoli metto in gola le tue note. La voce di Maria, beato a chi l'ha sentita, quindi gli usignoli, e alle tortore il tuo pianto. Sappiamo che la tortora geme, no? Ecco. E leggendo i tuoi futuri pensieri, udendo i palpiti del tuo cuore, io ho il motivo di guida nel creare. Bellissimo, no? Qui Gesù sta facendo capire che non è che la Madonna già c'era, lui la vedeva così come l'aveva pensata e la vedeva come sarebbe in futuro stata quando era completa e realmente creata. Fino a quel momento era chiaramente un pensiero presente nella mente di Dio, no? Vieni e vedi creare le pecore e gli agnelli, le aquile e le colombe, sì, mi presso mentre faccio le coppe dei mari e dei fiumi, e alzo le montagne e le dipingo di neve e di selve, mentre semino le biade degli alberi e le viti. Scorri, vola, giubilo, mia bella, il mondo universo che si crea di ora in ora impari ad amarmi da te, amorosa,
e si faccia più bello per il tuo riso, madre del mio figlio, regina del mio paradiso, amore del tuo Dio. Questa è tanta roba, questa qui. Con tutte queste poetiche espressioni, ecco, conclude il Roschini, Gesù ha voluto farci intendere che la Madonna è stata presa dal Creatore come modello nel creare tutte le altre cose. Ancora. Dio nel creare guardò tutte le cose, guardò Maria come a scopo delle medesime. Ci dice la lettera di San Paolo ai Romani, Colossesi, per la precisione 1:15-20, vedremo adesso che la commenta l'angelo Azzaria, il libro di Azzaria fa parte delle opere di Maria Valtorta. Azzaria era appunto l'angelo custode di Maria Valtorta stessa, e nella lettera Colossesi si legge: tutte le cose sono state fatte per mezzo di lui e in vista di lui. Quindi, in vista di lui vuol dire per lui, ma anche per Maria, qui ci viene detto. In vista di Maria e per la gloria di lei, dopo che in vista di Cristo e per la gloria di lui, il Dio creò tutte le cose dell'universo. Tutte le cose, dice l'angelo Azzaria alla veggente, sono state fatte per il Verbo, ma anche tutte le opere più grandi sono state fatte dall'amore eterno in Maria e per Maria. Dio ha creato tutte le cose, i minerali, le innumerevoli famiglie delle piante e degli animali, per l'uomo, re dell'universo, sintesi dell'universo, ma l'uomo stesso è stato creato in vista di Cristo, Verbo incarnato, e per la gloria di Lui. Siccome però il Verbo incarnato è inconcepibile senza colei per mezzo della quale si è incarnato, cioè per mezzo di Maria, ne segue che tutte le cose create con a capo l'uomo siano state create anche per Maria. Per questo Dio Padre le dice, virgolette, vieni gioia mia, abiti mondi per trastullo, sinché mi sarai luce danzante nel pensiero. Luce danzante nel pensiero. I mondi per tuo riso, abiti i serti di stelle e le collane di astri, mettiti la luna sotto i piedi gentili, fasciati nella sciarpa stellare di Galatea. Sono per te le stelle ed i pianeti. Vieni e godi vedendo i fiori, che saranno gioco al tuo bambino e guanciale al figlio del tuo seno. Simi presso mentre faccio le coppe di mare e dei fiumi, alzo le montagne e le dipingo di neve e di selve, mentre semino le biade, gli alberi e le viti, e faccio l'ulivo per te, mia pacifica, e la vite per te, mio tralcio, che porterà il grappolo eucaristico. Sono davvero senza bisogno di commento queste parole straordinarie, che fanno veramente, cioè questo è, se noi pensiamo che Dio, anche è Dio che parla, Dio Padre, e che usa queste espressioni, ecco perché chi ama e chi loda la Madonna sicuramente sarà molto 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 amato e molto amico dell'Altissimo. Infine, Dio nel creare tutte le cose guardò a Maria come a prima fra di esse, come a capolavoro della creazione universale. Perciò Maria è la più alta espressione creata della increata potenza, sapienza e bontà di Dio. Attenzione a questa frase. Ella da sola è così grande e perfetta da costituire da sola la ragione sufficiente per la creazione dell'universo. E qui Gesù in persona spiega alla veggente, nei quaderni del 43, 6 settembre. Se anche tutta l'opera del Padre per creare dal nulla la terra non avesse servito che per accogliere Maria,
L'opera creativa avrebbe avuto la sua ragione di essere. Attenzione, perché la perfezione di questa creatura è tale che essa è testimonianza non solo della sapienza e della potenza, ma anche dell'amore con cui Dio ha creato il mondo. La Vergine in cui si compende la perfezione creativa del Padre, fiore della creazione, più bello di tutti i fiori dell'universo, astro vivo davanti al quale sembrano spenti i soli creati. Dante Alighieri, nell'inno che tra l'altro la Chiesa adesso recita nell'ufficio delle letture, in lingua italiana, dice: in te magnificenza, in te pietate, in te s'aduna quantunque in creatura è di bontate. Questo è il paradiso. Il canto 33esimo, i versi 16 e 17. Quindi attenzione, cioè Gesù dice: da sola è così grande e perfetta da costituire la ragione sufficiente per la creazione dell'universo, perché solo in lei è compendiata, anzi concentrata in maniera portata all'ennesima potenza, tutta la perfezione dell'integrale opera creativa di Dio, che lei raggiunge, come dire, la summa creata, l'apice di perfezione. E quindi se tutto l'universo fosse stato creato soltanto per lei, avrebbe avuto sufficiente ragione di essere. E abbiamo già visto la volta scorsa che il motivo, sempre secondo questi scritti, per il quale Dio non ha distrutto la razza umana dopo il peccato originale, era vederla fatta, non semplicemente pensata. Cioè, questo ci fa anche comprendere come, andando verso la chiusura di questa puntata, cioè, Dio è contentissimo. Cioè, io ho sempre pensato che la grandezza di questa creatura e la grande gioia che ha dato all'Altissimo, voi capite che Dio si è veramente superato se stesso nel fare un ente creato così perfetto come la Madonna. Ma la Madonna c'ha un principale grande merito, ecco, che questo capolavoro l'ha mantenuto intatto, anzi l'ha consegnato, l'ha riconsegnato a Dio Padre e alla Santissima Trinità, arricchito solo di meriti su meriti, di grazie di ogni bene. Quindi, e questo si fa comprendere purtroppo anche quanto siamo stati assolutamente ingrati. Ecco, io mi sento proprio un criminale, d'accordo, veramente, insomma, ma non perché a rovinare la bellezza nostra. Ogni essere umano porta in sé una bellezza intrinseca meravigliosa, e questa si rovina tanto di più quanto più purtroppo noi ce la andiamo a massacrare e infrangare nella follia, perché solo follia è, del peccato. E tutto quanto quel nostro processo, il Signore ci concederà di viverlo, no? Di conversione, di santificazione, non è altro che, se lo vediamo sotto questo punto di vista, un riuscire a sprigionare la bellezza intrinseca che Dio ci ha dato e che noi ci portiamo dentro, e che è o rovinata o coperta o nascosta dietro una coltre. Cioè, se noi potessimo vedere tante cose, veramente inorridiremmo, e comprenderemo anche un po' della sofferenza dell'Altissimo, perché purtroppo l'ingresso del peccato originale e poi tutto quello che quotidianamente ci mettiamo con tanta leggerezza a volte, con tanta stoltezza del nostro, fa diventare noi esseri umani proprio bruttarelli alquanto. Ed è un vero peccato, insomma, questo qui. Ecco. Ed è un,
un reale dolore per l'Altissimo. Ecco, cioè, io penso sempre, immagino sempre, insomma, che Dio quando sia stato contento nel vedere la Madonna, dire, oh, finalmente, oh, cioè io almeno in una creatura, almeno in una, posso vedere la perfezione che avevo fatto, posso vedere tutto l'amore con cui sono uscito da me stesso creando, che non è andato perduto, che è stato accolto, che è stato valorizzato, che ha portato ogni benedizione, ogni bene, partecipata tra l'altro a una creatura, come dire, noi abbiamo la nostra individualità reale, che io so io, cioè la nostra individualità personale, cioè noi siamo degli esseri distinti dal creatore, non esiste nel cristianesimo un panteismo, d'accordo? Io so io, quindi, e io in mezzo a tutta quanta la creazione, dentro questo io, chiaramente ciascuno di noi ci mette il proprio io so e non c'è nessun altro come me. Quindi il rapporto mio con Dio, cioè, capite, il cristianesimo è la grande religione comunitaria, perché il cristianesimo è la più grande, diciamo così, forza propulsiva per creare tra gli uomini quell'unità, quella comunione, quella pace, quella concordia che tutti desideriamo, d'accordo? Perché come dire, siamo tutti quanti figli di un unico padre, siamo tutti quanti fratelli di nostro Signore Gesù Cristo, che si è fatto uomo come uno di noi. Quindi la spinta, come dire, comunitaria del cristianesimo è formidabile. Se nel mondo regnasse il cristianesimo, non ci sarebbero guerre, non ci sarebbero ingiustizie sociali, non ci sarebbe niente di negativo, no? La comunione dei santi che si respira in paradiso è qualcosa di straordinario. Ma il cristianesimo non è collettivista, cioè non annulla, come i collettivismi, per esempio, di estrema sinistra, che si sono visti nel corso della storia, dove l'individuo è annullato nel gruppo, è immolato, è sacrificato al gruppo, conta il gruppo e non l'individuo. Questo, tra l'altro, ecco, applicazione di alcune conseguenze molto molto dirette di alcuni principi del grande sistema hegeliano, però adesso non mettiamoci a fare questi discorsi un po' troppo complicati, no? Ma nel cristianesimo il singolo è al tempo stesso valorizzato, che più valorizzato di questo non si potrebbe, per cui anche il principio della dignità della persona, che adesso i laici vanno a cercare chissà dove, ma la tutela più grande in assoluto che possa avere è dentro la fede cattolica, assolutamente, perché ogni singola persona è un unicum, e quell'unicum è da Dio voluto, perché l'ha creato, desiderato e dotato di una serie di cose, anche misteriose, anche ignote a noi stessi, che c'ha solo nell'individuo. Questo si vede, per esempio, cioè, tra l'altro, no? Dice uno, pensiamo a alcuni tratti caratteristici nostri, le impronte digitali mie sono solo le mie. Ecco perché, cioè, adesso i dispositivi che abbiamo, elettronici, no? Sicurissimi, sono più sicuri quelli con impronta digitale che quelli con riconoscimento facciale, dice qualcuno. Perché la faccia, capite, sta qualche ragazzino che si diverte, perché se faccio una foto, lo metto dinanzi a un dispositivo facciale, pure, ma se voglio prendere impronta digitale, dove l'hai andito? non posso farci la foto, d'accordo? O il nostro DNA, ma anche delle cose un po' più terra-terra, per chi vuole essere un po'... Il timbro della nostra voce, cioè la voce è una delle cose, come dire, più distintive che esiste. Cioè, però rendiamoci conto che non c'è stato un essere umano che ha la voce uguale a un altro. Noi possiamo fare gli imitatori, certamente, no? Ma se uno parla a rota libera, diciamo, col timbro di voce sua, è inconfondibile. È inconfondibile. Questo cosa dice? Questo attesta l'unicità della creatura. E ecco, bene, ci aggiorniamo la prossima volta, perché si aprirebbe il capitolo del peccato degli angeli. Quello ci dedichiamo una puntata, ce la prendiamo tutta quanta con calma, insomma, per andare a vedere bene
Questo che è un punto fondamentalissimo e che ci fa anche capire, ci farà anche comprendere tante cose, sia dell'odio che il diavolo c'è verso la Madonna, sia anche dell'odio furioso che il diavolo ha verso noi, membri della razza umana. Di questo però ci occuperemo, se Dio vuole, la prossima volta. Io vi benedico tutti, vi auguro un santo fine settimana, preghiamo sempre gli uni per gli altri. Alla prossima, a presto, Ave Maria.